mi avventuro su questo sentiero, preferisco tornarci prendendo un'altra strada, cioè prendendo la strada attinente al secondo punto che prima segnalavo, quello del contenuto e del riparto della giurisdizione. Avete letto la decisione dell'adunanza plenaria? Abbiamo prima commentato quali ne sono i presupposti concettuali, i presupposti ricostruttivi. Ho appena parlato della nozione di interesse legittimo che ne è alla base, ma cosa avviene? Nello stesso mese in cui compare questa decisione, compaiono anche tre sentenze delle sezioni unite della Cassazione in materia di regolamento di giurisdizione, lo stesso giorno. Io ho qui davanti Razione Loci, la numero 6594, perché riguardava un caso pendente di fronte al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di ma mi ricordo quale sezione distaccata, sarà scritto, credo di Martina Franca. Qual era il caso qui? Il caso era quello di una pretesa risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione avanzata da chi, avendo a suo tempo conseguito un provvedimento amministrativo, una concessione edilizia, si era visto poi annullare in via di autotutela questa concessione edilizia. Non contestava il provvedimento di autotutela, non ha impugnato il provvedimento di autotutela, anzi adduce lo stesso presupposto del provvedimento di autotutela, cioè l'illegittimità del provvedimento precedente, come fondamento della propria pretesa risarcitoria, perché chiede i danni che derivano dal fatto di aver confidato, di aver fatto affidamento sulla legittimità di quel provvedimento di concessione edilizia, di aver fatto affidamento sulla utilità quindi di quella concessione edilizia, vanamente, trovandosi poi per le mani invece un provvedimento inutile, anzi annullato in via di autotutela. Le sezioni unite della Cassazione stabiliscono che in questo caso la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Con quale argomento? Possiamo così sommariamente scorrere la pronuncia e ci si rende conto solo a leggere la pronuncia di quanto sia distante l'idea della situazione presupposta di interesse legittimo che qui è adottata dalle sezioni unite della Cassazione rispetto a quella di cui abbiamo discusso prima. L'attrazione della tutela risarcitoria nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può verificarsi esclusivamente qualora il danno patito dal soggetto che ha proceduto all'impugnazione dell'atto sia conseguenza immediata e diretta della illegittimità dell'atto impugnato. Ed ancora, dice la Cassazione, qui non si ha un caso di risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo, cioè lesione dell'interesse, dello stesso interesse che è alla base del tipico rimedio demolitorio del provvedimento impugnato, ma di un'altra situazione, di una situazione di affidamento, di una situazione che non si collega a questa attività provvedimentale della pubblica amministrazione, di una situazione che quindi direi in forza di un principio
principio di residualità, no? O di esclusione rispetto a questo cerchio che comprende la giurisdizione del giudice amministrativo, dovrebbe essere affidata alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Io dico subito che questa soluzione mi lascia molto perplesso, anzi diciamo francamente che non la condivido affatto. Ed evidentemente non la condivideva nemmeno il pubblico ministero, le cui conclusioni erano nel senso dell'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Perché non si può condividere? Proprio perché io non vedo cosa ci sia di ulteriore in questo caso rispetto a un provvedimento amministrativo che lede un interesse del destinatario. Lo lede non perché il provvedimento non viene emanato o viene rifiutato o viene emanato un provvedimento negativo o perché c'è un'inerzia rispetto a questa emanazione. Lo lede perché viene emanato un provvedimento che però non è, come dicevamo prima, soddisfattorio, perché magari è viziato in qualche maniera e quindi esposto al rischio di essere annullato o in via di autotutela oppure in via giurisdizionale a seguito della impugnazione da parte di qualche controinteressato. A me sembra che se si parte dall'idea che la tutela aquiliana nei confronti dell'attività provvedimentale della pubblica amministrazione non è semplicemente l'appendice di quella che era la tutela classica, cioè la tutela demolitoria del provvedimento amministrativo, ma è una tutela che mira a proteggere rispetto all'eventualità di un danno ingiusto. Se noi cogliessimo questa prospettiva, cioè quella di valutare l'ingiustizia del danno, non valutare se ci troviamo di fronte ad un interesse legittimo di quale tipo, come si deve definire questo interesse legittimo, ma se ci poniamo nella prospettiva di valutare l'ingiustizia del danno, forse avremmo molto prima della sentenza 500 del 99 risolto il problema della tutela aquiliana nei confronti della pubblica amministrazione, forse avremmo oggi meno problemi nell'applicare di volta in volta i principi che regolano questa materia e nel risolvere problemi che di volta in volta vengono in considerazione. Perché ho l'impressione, ma qui il discorso sarebbe veramente lungo, che vi siano degli equivoci o dei fraintendimenti che derivano dal fatto che di solito si imposta il problema dell'ingiustizia e del danno esclusivamente andando a valutare e a qualificare la situazione giuridica soggettiva che si può attribuire al danneggiato. Quando non è così, non è così. Esistono da sempre casi di danno sicuramente ingiusto e che sono danni ingiusti non in forza di una valutazione della situazione giuridica soggettiva che si può attribuire al danneggiato, ma in forza della valutazione della condotta del danneggiante, per esempio. Se qualcuno mi provoca un danno con l'intenzione di nuocere, provocare, è perfino ozioso domandarsi se io sono titolare di una situazione giuridica soggettiva protetta. È una superfetazione. Il danno provocato con l'intenzione di nuocere è sempre un danno ingiusto. Se io sono un imprenditore commerciale e c'è un altro imprenditore commerciale che mediante la sua attività sottrae la clientela alla quale io ambisco, questo fatto può essere un fatto illecito oppure può essere un fatto del tutto lecito
e non dipende dalla mia situazione soggettiva, dalla situazione soggettiva di cui sono titolare, perché la mia situazione non cambia, dipende dalle modalità con cui questo altro imprenditore mi fa concorrenza. Ci sono anche esempi più remoti, il danno da seduzione con promessa di matrimonio, di cui parlava la giurisprudenza della fine del secolo scorso. Qual è la situazione giuridica soggettiva protetta? Il danno da informazione economica, di cui non è che si parla oggi, si parlava anche alla fine dell'Ottocento, ci sono gli articoli di Lordi. Qual è la situazione giuridica soggettiva protetta? Quindi a volte noi siamo sviati dall'assillo di andare a definire nei suoi esatti confini una situazione giuridica soggettiva protetta anche quando non ve ne sarebbe bisogno. Se ci ponessimo il problema in maniera più diretta e più immediata, forse alcune questioni applicative potrebbero essere più facilmente risolte.